meno bene c'era partita con Legnano, Carmine De Sena. Allora Carmine, 5 reti nelle ultime 3 partite, sei diventato di Guaglini di Cune. No, non scherziamo, non ho fatto niente fino adesso, sto segnando sì, ma si vede alla fine i risultati soggettivi, quindi non lo so, cioè, mi sto impegnando tanto per segnare, la squadra mi sta mettendo nelle condizioni di segnare, quindi continuiamo così, non mi sento un Higuain della situazione. Ecco, Fraschetti è venuto prima di pensare alla stampa e ha sottolineato come il tuo ruolo sia fondamentale negli ultimi 16 metri, mentre forse manca qualcosa, diciamo, nel lavoro con squadra, con la squadra forse nella fase in cui bisogna costruire. Diciamo che in parte questo ruolo è lasciato ad Antoni. Dove senti che puoi ancora migliorare? No, come ha detto il mister, devo migliorare assolutamente fuori dai 16 metri, devo stare più con la squadra, devo fare dei tocchi in meno. La cosa che mi chiede lui è giocare con la squadra e fare dei tocchi in meno. Poi il gol, se sono in area, mi sento bravo in area, quindi il gol arriva. Questo è un insegnamento che mi sta dando e ne sto traendo benefici. Ecco, il culo all'inizio stagione era forse un po' un punto interrogativo, tanti ragazzi che non erano conosciuti nel territorio, tu eri tra questi, state dando delle risposte importanti, dove pensate di poter arrivare? No, non pensiamo dove possiamo arrivare, dobbiamo guardare ogni partita come l'abbiamo fatto in queste ultime tre, dobbiamo giocare con il coltello tra i denti e dobbiamo dare tutto, poi i risultati si vedono alla fine, se uno va in campo e dà il 100% può anche perdere una partita, ma se dà il 100% la coscienza sta a posto.